Momentai ragazzi, sono adesso bentornati in questo nuovo episodio di The Matrix Part of Neo. Allora, siamo sempre qui nell'albero delle abilità e abbiamo sbloccato diverse robette. No, il colpo mortale mi sa che già ce l'avevamo. Abbiamo sbloccato queste due nuove abilità: colpo con slancio sulla parete e super slancio della parete che abbiamo visto nello scorso episodio. Non c'è nient'altro da fare se non iniziare questo nuovo livello. Vediamo. Entriamo. Accompagno Neo a conoscerla. A conoscere chi? L'oracolo vuole vederti ora. Sei tu l'oracolo? Non sono come tu mi aspettavi, vero? Io so che questa bistecca non esiste. Lì ci ho mangiato. Biscotti casericci. Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Matrix non è in grado di dirti chi sei. Un oracolo invece sì. Sai cosa dice quella scritta? Conosci te stesso. L'ignoranza è un bene. Pensi di essere l'eletto? Ad essere sincero, non lo so. Ti ha detto perché l'ha fatto? Ogni uomo o donna che se li è trovati davanti, chiunque abbia affrontato un agente, è morto. Trinity! Aiutami! Ma dove loro hanno fallito, tu avrai successo. Ma come hai fatto? Fatto cosa? Perché ora sei qui? Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso. E così sei qui per salvare il mondo. Quale masochistica ragione non ho scelto la pillola azzurra? Non sono l'eletto. Morpheus crede ciecamente in te. Crede in te al punto che finirà col sacrificare la sua vita per salvare la tua. Spero che l'oracolo ti abbia dato buone notizie. Epoch, ci stiamo muovendo. Che diavolo? Neo, siamo isolati. Dovrai raggiungere la controparete da solo. Ci vediamo lì. Non possiamo lasciarlo. Non possiamo fare nulla. Adesso Neo deve trovare la strada da solo. Controparete. Ho capito. Ok. Non siamo partiti nel migliore dei modi. Me lo ricordo questo livello ba abbastanza bastardo. Perché c'è questo. Si formano le pareti da sole. Vabbè. Vabbè. Abbastanza. Possiamo mettere via. Ah, ecco. Vabbè. Contro le pareti rotte. Quindi qua dove c'è la crepa. Basta fare una roba del genere. E si sfonda. Siamo dentro Matrix qui, comunque. Ah, ci aumenta anche. Ok. La concentrazione, per quale motivo? Così a caso? Oh, l'abilità nello strappare l'arma. Oh, questa cosa è molto utile, sì. Hai visto qualcosa? No, pensavo di aver sentito delle voci dalle scale, ma ora c'è una parete di mezzo. Una parete? Sì, è strano. Potrei giurare di aver già percorso quel corridoio. Stai dicendo che quella parete è appena comparsa? No, non sto dicendo che è appena comparsa. Lascia perdere, teniamo gli occhi aperti. Qualcosa mi dice che questa è bloccata, ma mi sembra pure ovvio. Sei in arresto! Ah sì? Ah, e quello proprio non è se ne accorge. Ancora vivo? Ah, vabbè, per forza. Non sto utilizzando la concentrazione. Oh, ok. Oh, doppie pistole. Ah, abbiamo la versione akimbo, se vogliamo parlare così. Allora, clock akimbo, vabbè. Sì, vabbè. Getta la pistola e faccia a terra! Ma che diavolo? Ah,
Ho fatto bene ad aspettare, sì. Questa porta è chiusa, ovviamente. Ovviamente. Da dove è sbucata quella parete? Ancora? Dannazione, non ho più munizioni. Mi serve un'altra pistola. E adesso... E adesso la prendiamo la nuova pistola. Sì, qua le munizioni durano poco. Se utilizzate con la concentrazione, sì, durano pochissimo. Prendetelo! Orco. Hai preso la pistola? Sì. LOL. Come ha fatto a morire quello? Vabbè. È qui! Com'è qui? Ma che co! Matrix è buggato veramente. Ma cosa? Porca vacca, una facciata per terra, voglio vedere se non ti fai male. Comando di puntamento sì per la cosa, ma sono troppo vicino, quindi non sparo per quello. Dai, vieni. Non vieni? Devo sempre venire io? Chi è? Sì, ma è inutile sparare alla faccia perché... perché non esistono gli headshot. Ancora? E ancora. Abilità sbloccata. Una combo da 5. Ricordi se questa parete era già qui quando siamo entrati? No, ma deve essere così, giusto? Come ha fatto a comparire all'improvviso? Non lo so, ma questo posto mi fa venire i brividi. Troviamo questi tizi e andiamocene. Sono d'accordo. Ho sentito qualcosa. Perlustrerò questi corridoi. Rimani qui. Ci sono due tizi, allora. E infatti... Porca vacca. Che è? Ah, è sbucato un altro? Così? Ma che vuoi fare? Sei ancora vivo? E adesso non più. Grazie per l'arma. Questa porta è chiusa, ovviamente. Vabbè, non me la fa neanche aprire. E questo che ci fa qua da solo?
salve. Cracca il collo. Vita. Qua c'è qualcuno? No, sembrerebbe di no. Non è vero. E copriti. Tu è bloccato? Eh certo che è bloccato. Non ci arrivo là. Sono stato colpito. Non spara, vabbè. Oh, un calcio in faccia e vedi come si sistema la cosa. Vabbè, lasciate stare questi glitch grafici, per favore. Qua blocca. Ancora. Questo l'avevo sbucato. Ah. Ovviamente. Ma questa luce qua messa così? No, devi aprire la porta. No, niente. Ah, e questa è aperta. Oh. Ma che ca... Ma che state a fare? E voi due qui. Oddio. Porca vacca. Dovremmo esserci quasi, no? E non spara, vabbè. C'è qualcun altro qua? No, ok. Ah. Vediamo se qua c'è qualcosa. Signore, giuro che siamo entrati qui. Non è possibile. Anch'io me lo ricordo, signore. Non ci voleva, fatela saltare in aria! È impossibile, signore. L'esplosivo è con la squadra nelle fognature. Siamo bloccati qui. È inammissibile. Trovate un modo per uscire. Adesso! Con un calcio, poi. Vai così! E uno è andato! E anche il secondo! E anche il terzo, sempre con questo calcione in faccia che li manda su Plutone. Ah, sono a massimo, sì, perché oltre 40... vabbè. Oltre 45 munizioni non posso portare. Dannazione, dannazione! Dobbiamo uscire da qui! Quella parete è appena sbucata dal pavimento! Cosa sta succedendo? Non lo so, che siano allucinazioni... Cosa? Forse del gas nervino. Addirittura. Nervino? No, non voglio morire qui! Fatemi uscire subito! Fermo, basta! Calmati! No! Non voglio morire qui! Oh, no! No! L'ha ucciso. Erano in due. E adesso è rimasto solo lui perché l'ha ammazzato brutalmente. Apri sta porta. E infatti... No, non voglio morire... mi dispiace.
Sanno dove mi trovo. Ah, ecco. Cos'era quell'esplosivo? Queste porte penso che siano tutte chiuse, ma ovviamente. No, e pure la flashbang, per favore. Oh, prendiamo l'MP5. No, non cominciamo. Guarda che si nascondono. Fermo con quel coso, te. Ti ho detto di restare fermo con quel coso. Vieni qui. Wow. Cavacca. Questo c'ha lo spas. Ma che ca... Ma cosa? Qua che devo andare, sì. Ah, ecco. Cavacca. Vai. Cracca il collo. Rimasto te. Grazie. Va bene, usiamo più armi questa volta. Colpiscilo con una granata. Porca vacca, oh. Aspetta che qua c'è un po' di vita, grazie. È questo che fa un casino boia. Perché c'ha lo spas. No, doppietta. Ma dovrebbe essere... No, neanche lo spas. Insomma, il fucile a pompa. Non so perché qua lo chiama doppietta. Ma non è neanche la doppietta. È tipo le... Ma è lo Spas 12, no? No, neanche, tipo... Insomma, è la fucile a pompa, insomma. Però non è quello pesante. Eh no, mi sa che devo salire, vero? Sì, qua devo andare. E che palle! Vabbè, io questa la prendo lo stesso. Non è vero, devo spaccare la parete. Porca vacca. Vabbè. E spacchiamo la parete. Grande. Prepararsi, stanno arrivando. Eh.
toccati. Dio, sono qui. Ah, grazie per l'aiuto. Aia. Non mi spingere. Io. La controparete è di qui. E dai. Oh, il lanciagranate è grandissimo. Questo fa un casino di danni, il lanciagranate. Cambia arma, sì, lo so. Eccolo qua. Oh, ci sono tutti. Ok ragazzi, volete sapere come andrà a finire? Non perdetevi il prossimo episodio. Quindi direi che per questo episodio di Matrix Part of Neo direi che tutto. Vi ricordo che se non siete iscritti al canale, iscrivetevi se prendete aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco, altri giochi, mettere un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio di Marconi, dire anche la vostra nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella!